siamo a Sanremo. Stupendo, meraviglioso avere qui Mara Sattei. Ciao, ciao a tutti. Allora, un pezzo bellissimo, un'esibizione fantastica. Vabbè, vogliamo anche dire l'eleganza tua sul palco. Ah, grazie mille, veramente. No, è stato pazzesco, incredibile proprio. Un'emozione unica. Vogliamo parlare di questo pezzo che ti ha visto proprio lavorare in studio con Damiano dei Maneskin. Hai detto proprio che è stata un'esperienza incredibile, bellissima da ripetere. Sì, esatto, io e Damiano ci siamo conosciuti proprio per l'occasione di questo brano, perché lui mi ha detto che aveva questo brano da farmi ascoltare, ci siamo visti in studio e ho scoperto un artista fantastico, veramente. Noi abbiamo lavorato a tutto, a 360 gradi, registrato tutto insieme, e poi è subentrato mio fratello nella produzione ed Enrico Brun, però ognuno ha messo il proprio elemento magico. È sempre bello scoprire, no, come si crea una canzone. Più o meno in che periodo dell'anno eravamo? Intorno a ottobre dello scorso anno. Quindi immagino poi un'emozione pazzesca quando Amadeus ha detto che avresti fatto parte di questo cast incredibile. Sì, no, è incredibile. Quel giorno è stato wow, perché avevo il telefono che continuava a squillare. Io ero comunque felicissima, perché cioè, volevo proprio essere anche parte di questo cast incredibile con questo brano qui. Allora, hai fatto un'estate pazzesca, abbiamo cantato tutti la tua canzone, ci sono tanti però amici che partecipano come te in gara o comunque sono ospiti in questa edizione, è anche bello quello, sì. No? Sì, no, ma questa cosa è bellissima, perché poi, sai, con la vita frenetica che ognuno di noi fa non c'è mai l'occasione vera di incontrarsi, anche scambiare due chiacchiere, e quindi è bello sia rivedere amici e conoscere nuovi artisti. Anche grandi colossi della musica italiana, perché veramente il cast è pieno di grandi nomi. Quindi è una bellissima settimana, io mi sento veramente grata. Il messaggio più bello che hai ricevuto, quello inaspettato dopo l'esibizione? Beh, ne ho ricevuti tantissimi, però mio fratello mi ha scritto: sei nata per stare lì, e questa cosa mi ha veramente colpita tantissimo. Senti, ma puoi dire a tuo fratello che il prossimo titolo della canzone lo possa scrivere in maniera normale, che quelli vintage come me fanno fatica? Va bene. No, ti ha scritto normalmente, immagino, no? Senti, parliamo invece della serata di venerdì, dei duetti. Anche lì è una bellissima prova. Sì, esatto, parteciperò con Noemi, che sarà con me sul palco, e porteremo L'Amour Toujours, che è un brano che ho pensato, è stato il primo brano che ho pensato per la serata cover. Perché sono sempre stata appassionata di musica elettronica e sono cresciuta con Gigi D'Agg, e quindi volevo proprio far vedere anche questa parte di me, che comunque fa parte del mio mondo, però andasse un po' in contrasto con il brano che porto poi in gara. Quindi è un bel esperimento, abbiamo messo insieme i nostri mondi e secondo me è uscita una figata. Ma la scelta di Noemi, che è straordinaria, è venuta da te, dallo staff, ti hanno consigliato, ti ha chiamato lei? No, da me, perché in realtà noi abbiamo sempre voluto fare qualcosa insieme, c'è sempre stata tanta stima, però in questo momento abbiamo pensato proprio fosse il momento giusto, e quindi l'ho chiamata e le ho detto: ti va di fare L'Amour Toujours con me? E mi ha detto: sì, bello, facciamolo, e quindi ci siamo divertite tantissimo a crearlo. Quindi, da quanto ho capito, farete una versione proprio che ci farà ballare, non una versione speciale, un po' più lenta. Non posso dire nulla. Io ci ho provato, Allora, come fai a resistere a questa frenesia bellissima di Sanremo, questa settimana così intensa, mantenere la concentrazione soprattutto anche per l'esibizione sul palco? Beh, cerco anche di ritagliarmi un po' dei momenti, magari, della giornata in cui bevo una tisana, faccio una maschera, ecco, sto tranquilla. Sicuramente è una nuova sfida per ogni artista, per partecipare comunque a una cosa così grande, su questo palco così incredibile. Però è un'esperienza unica, quindi la sto vivendo così, giorno per giorno, con cose nuove. Infatti si vede la gioia nei tuoi occhi. D'altronde ci sono. Metti un cast che pende un po' di più dal lato maschile rispetto al femminile, ma sono tutti personaggi tosti, delle donne fortissime, che è il messaggio che amiamo di più di questo festival. Sì, esatto. Bellissimo. Va bene, allora grazie mille a Mara Sattei. Grazie a voi. Ciao.
Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo.